Io molto presto ritornerò a combattere dopo 3 anni e mezzo di stop dalle gare agonistiche e anche essendo un po' vecchietto ho tanta voglia di fare. E qual è l'obiettivo? È andare a quell'Olimpiadi che non ci sono mai andato. Io ho vinto tanto, credo veramente tanto, mettendo anche un bel po' di record, ma quell'Olimpiadi mi è sempre mancata. E allora adesso voglio mettere quella ciliegina sulla torta che è sempre mancata. L'esperienza in Honduras è un'esperienza che ti forma e ti cambia assolutamente. All'inizio è stata molto simpatica, bella la nuova esperienza, pensare di stare a casa delle persone tutti i giorni, quasi 24 ore su 24. Poi dopo i primi 10 giorni è cominciata a subentrare la stanchezza fisica e mentale, con tutti gli aspetti, anche la mancanza della famiglia, delle persone più care. Più andava avanti e più il gioco diventava difficile, soprattutto convivere con tanti tipi di caratteri diversi, perché poi più vai avanti e più pensi veramente di poter vincere. Come lo fai tu questo pensiero, lo fanno anche tutti quanti gli altri. E fino al punto che è venuto un momento che un mio compagno di gioco, Ghezzalla, è andato via, mi ha lasciato solo e lì veramente mi sono sentito abbandonato, perché lì le problematiche diventano enormi, anche una stupidaggine. Poi alla nona puntata è venuta mia moglie che mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire che io ero lì per vincere, perché l'avevo promesso. Ho ripreso le forze come un incontro di judo, che ti prepari e ti lasci sempre gli ultimi 30 secondi per vincere l'incontro. È andata come è andata, abbiamo vinto. Assolutamente in Montepremi l'ho devoluto tutto completamente alla società di mio padre, perché so in mano a chi andava. Poi prima di far del bene alle persone che non conosci e che stanno lontano, devi fare prima bene alle persone che ti hanno sempre amato e sostenuto. E a me Scampia, Miano, Secondigliano, la periferia nord di Napoli, con tutta Napoli, mi ha fatto uomo. Per questo oggi che potevo restituire un favore, perché non farlo? Poi dandole nelle mani di mio padre, conosco mio padre come le mie tasche, e lui fa del bene agli altri ma non fa del bene a se stesso. Io sono nato in questo quartiere, 56. Quando ho deciso di fare judo avevo 18 anni, mi innamorai del mio maestro, non del judo. Poi ho visto nascere Pino, il campione olimpico, mio figlio, e quindi da questo ho capito che lo sport poteva essere un futuro per i miei figli. Quando è cominciato a crescere questa voglia di vincere insieme alla volontà dei figli miei, poi è nata la voglia di aiutare la gente. Perché? Perché se Dio è stato grande con me, che mi ha dato la possibilità di vincere l'Olimpiade in un punto dove è difficile vincere, è difficile anche lavorare, allora dovevo dare qualcosa alla mia gente. È nata questa palestra per volontà di mio figlio e di tutti i figli miei, perché con lo sport riusciamo a dare una mano a tanti ragazzi. Sicuramente quando dicono quanti figli hai, io dico non lo so. Ho Serena Maddaloni che ha 14 anni, ho Bryce che è un ragazzo di colore che ho preso a 2 anni e oggi ha 16 anni ed è campione italiano. Poi c'è Ilenia che ha 20 anni e è maestra di danza. Francesco ha 26 anni e è allenatore di judo. E poi ci sono i miei primi 3 figli, Pino Maddaloni il campione olimpico, Laura Maddaloni la moglie di Clemente Russo il pugile campione del mondo e Marco Maddaloni che ha vinto 3 Coppe del Mondo, 13 titoli d'Italia, 2 campionati Under 23 d'Europa e mi ha dato tante soddisfazioni, come aspetto anche mediatico, ha vinto Pechino Express, ha vinto l'Isola dei Famosi. Io all'inizio non credevo tanto in queste cose, ma poi ho visto che tanta gente per la strada mi ha dato dei complimenti per come si è comportato mio figlio nell'Isola dei Famosi. Il comportamento di Marco è stato quello del vero sportivo, cioè sport modello di vita. Lo sport come integrazione, come formazione e una grande informazione di valori. Quello che ha fatto mio padre con me con il judo è stato un qualcosa d'eccezionale, ma non perché abbiamo vinto io e i miei fratelli, ma perché ci ha legato a uno sport e ci ha legato a delle regole stupende che oggi
giorno dopo giorno me le porto nella vita. Io lo sto provando a fare con mio figlio e forse è anche questo, forse il segreto che mi ha riportato sul tatami, proprio far appassionare mio figlio, perché di solito un bambino vuole fare quello che fa il padre. Mi auguro di poterlo fare sia con Giugiu che con Giselle, che è la più piccolina e poverina, ancora non capisce niente ma non sa cosa gli aspetta. La palestra di Maddaloni ha circuito a 360 gradi, aiuta i detenuti, perché i detenuti vengono presi in servizio come affido di volontariato, ma spesso parecchi detenuti sono in carcere e mi scrivono delle lettere in modo che io possa crescere i loro figli, e questo è un grande orgoglio per me. Una persona che ha sbagliato all'interno del carcere poi mi chiede di poter far sì che il figlio possa tornare sulla giusta strada e non deve diventare come lui. I diversamente abili non pagano, i ragazzi immigrati non pagano, solo 2 persone su 10 persone, l'inclusione familiare. Oggi come oggi c'è anche una sana politica da parte della Regione che verserà un bonifico in modo che lo sport sarà gratuito per 2 anni. E la chicca, ultima chicca, è che alcuni imprenditori di Posillipo, dal cuore nobile, mi mandano del cibo. E il cibo noi lo diamo alle famiglie delle vele. Dare legumi, dare salsa, olio, pasta. Le persone quando vengono qui dicono: maestro, grazie, grazie. Questo vuol dire che dare una mano alla mia gente mi rende orgoglioso e sicuramente ci sostituiamo allo Stato. Ma al di là della palestra, a me piacerebbe impegnarmi con il sociale facendo iniziative che già comunque faccio. Io ultimamente andrò in una scuola dove mi ha cresciuto, la Rosa Taddei di Miano, e andrò a incontrare tutti i bambini e porterò la mia testimonianza. Andrò all'alberghiere di Fuorigrotta e farò la stessa cosa. E in più, tutte le volte che vado in TV, io non ho fatto un reality, l'Isola dei Famosi, facendo il reality e basta. Io sono andato lì a far vedere un ragazzo di Scampia che cos'è. È uguale a tanti altri ragazzi, ha un'educazione, un rispetto, 2 mani, 2 gambe e può arrivare dove vuole, non c'è limite. Per questo io voglio essere questo per i ragazzi, fagli capire che non è importante dove nasci, importante è dove vuoi arrivare. Io do il consiglio come ai miei figli, un qualcosa di particolare nel judo, che noi maestri di judo siamo un po' patologicamente innamorati di ragazzi e quindi trattiamo i ragazzi come fossero dei nostri figli. Il problema si presenta sulla materassina, lo vedi nervoso, cerchi di farlo parlare, gli dici delle cose semplicemente come dei figli, ed è una cosa per noi semplice, e credo che lo fanno anche gli altri sport. Non voglio esaltare il judo, ma se è una grande persona, è un grande tecnico, anche un tecnico di calcio o di pallacanestro sicuramente può dare dei buoni consigli a un ragazzo nel periodo adolescenziale, perché spesso le cattive compagnie possono portarti là dove poi è impossibile poi salvarsi. Lo sport è un'alternativa valida per i giovani e per tutto il quartiere, per tutte le periferie che hanno ben poco. Tu quando non hai niente basta che ti metti una tuta addosso, vai a correre e puoi sognare di fare 100 metri, 200 o una maratona. E così via facendo, con un pallone fatto a volte di calzini, stracci, lo leghi e cominci a giocare. Prima si usava così. Scampia, per fortuna, per il momento, finché abbiamo la forza di tenere in piedi questa struttura, ha una valida alternativa, quella del judo, che al di là di uno sport è un modello di vita, ti insegna a chiedere permesso prima di salire, la mano dopo che hai combattuto e ti sei dato, tra parentesi, ammazzate con un tuo amico. Ci sono tanti di quei rispetti, di valori che è importantissimo in un quartiere come Scampia, Tor Vergata, lo Zen di Palermo. Tante soddisfazioni ho ricevuto in questa palestra, da figli di detenuti che hanno cambiato strada, da figli di detenuti che addirittura vogliono fare il militare, il soldato, da ragazzi che prima spacciavano e dicono: maestro, io qui mi sento bene, non voglio più spacciare, non voglio più sbagliare. E qualche delusione anche, qualcuno che è ritornato di nuovo nella delinquenza, però io gli lascio sempre la porta aperta. Assolutamente, ne sono passati tanti. Una volta c'era un detenuto che stava scontando gli ultimi anni di carcere qui in palestra,
E io ho una collanina che me l'ha regalata mio padre 17 anni fa, è oro bianco, per me non è il valore dell'oro bianco, per me il valore è quella catenina che mi ha regalato mio padre. Mentre mi stavo spogliando mi è caduto a terra, sono venuto sul tatami, ho iniziato ad allenarmi, lui è venuto, mi ha chiamato, ha fatto: Marco, vedi, ti è caduta questa. Voi dite, vabbè, cosa avrà fatto mai di male? Era molto più facile prenderla, mettersela in tasca e andarsi a prendersi il 100 euro che riportarmela. Questa è una delle piccole cose, dei cambiamenti che sono successi qui dentro. Ma credo che in questo momento di crisi epocale politica c'è bisogno di aiutare molto la scuola, molto le associazioni sportive, quindi devono essere messe insieme le valutazioni del CONI, del MIUR, che sono sacrali. Sono due tempi sacrali, il MIUR che è scuola e il CONI. Ci vuole una sana politica. Do un accenno a Salvini e a Di Maio, a questi ministri, di fare qualcosa in più, di dare tanto ma tanto appoggio sia al CONI che al MIUR, perché attraverso la scuola, attraverso lo sport, queste situazioni che succedono, ecco, queste situazioni di violenza come sono successe a Napoli, quella bambina che è stata quasi ammazzata, allora credo che in questo momento dobbiamo metterci tutti insieme e sostenere lo sport. Prima di tutto lo Stato, per quello che è successo a quella bambina, siamo arrivati praticamente al colmo, questa violenza in mezzo a una strada di giorno e investire anche poi dei bambini. Allora credo che lo Stato deve investire sulla sicurezza facendo degli arruolamenti, potenziare la polizia e fare degli avamposti di legalità e di osservanza. Questo è molto importante. Poi bisogna costruire attraverso la scuola elementare, quindi potenziare lo sport nelle scuole comunali, dove sicuramente attraverso il gioco, attraverso lo sport si può dare anche lezioni di legalità ai bambini e figli dei boss, figli dei delinquenti, far capire che la violenza gratuita non serve altro che poi a portarti in carcere, perché ciò che è successo non deve succedere più. Potenziare lo sport, dare maggiori investimenti al CONI e al MIUR. La scuola e il CONI è molto importante, perché ciò che è successo a Napoli non deve succedere più. Prima di tutto, secondo me, la cosa importante è non far vedere in televisione dei modelli sbagliati. Uno, quello che fa vedere Gomorra e Suburra sono due filmati che secondo me vanno aboliti, oppure fare degli antagonisti. Gli antagonisti del bene contro il male, perché la maggior parte dei giovani cercano di scegliere le strade, quelle della violenza, attraverso questi filmati. Credo che Scampia è stato fatto un grande lavoro dalla parte della polizia e dei carabinieri e della finanza. Qui lo spaccio della droga è diminuito del 70%. Credo che la cosa che bisogna sempre potenziare, non bisogna mai abbassare la guardia. Ci devono essere sempre dei controlli come sono stati negli anni precedenti, perché Scampia il 60% è tutto verde, le strade sono larghe, i giardinieri fanno il loro lavoro. Credo che la cosa importante, secondo me, è essere molto attenti e non abbassare la guardia. Io credo che in questo periodo c'è un grande evento, queste sono le Universiadi del 2019, dove noi Maddaloni siamo anche ambasciatori dello sport, proprio per le Universiadi. Credo che per le periferie possa essere molto importante questo evento, perché il CONI, il governo, ha sponsorizzato dei soldi. Saranno potenziati i palazzetti, sono stati potenziati le piscine e credo che ne potremmo solo avere un beneficio. La cosa che deve essere fatta, diciamo, a mio parere, come napoletano, costruire dei palazzetti in futuro degni del nome di Napoli. Assolutamente, Napoli avrà un appuntamento molto importante, starà in vetrina per le Universiadi del 2019. Napoli è una bellissima città, ora anche una bellissima vetrina, ci dobbiamo vendere nel miglior modo possibile, sì, una grande marchetta dobbiamo fare. Dobbiamo far capire al mondo intero che cos'è Napoli, per questo io mi auguro veramente che Napoli e tutti i napoletani si possano mettere in splendore per quell'appuntamento.